Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Seed of Life, un gioco italiano, come potete notare anche dai credits, team di sviluppo completamente italiano, ed è un gioco un pochino, diciamo, definiamolo distopico, perché interpreteremo Cora del pianeta Lumia, che dovrà affrontare un'avventura per poter raggiungere il Seed che permetterà di riaccendere il sole. Ma lo andiamo a provare insieme, lo giochiamo a modalità normale. Il gioco deve ancora uscire rispetto a quando lo sto portando, quindi non so dirvi ancora il suo prezzo su Steam. Lumium tiene insieme l'universo e ne mantiene l'equilibrio. Ha il potere di costruire e di distruggere i mondi. Grazie ad esso ci sarà sempre vita con tutta la sua complessità. Lumia, il nostro amato mondo, si sta avvicinando alla sua distruzione. Ha bisogno di Lumium. Il seme è la nostra unica possibilità. Ok, andiamo a vedere. Il nostro sole sta morendo e presto Lumia sarà inghiottito dall'oscurità. L'ultima scintilla di vita sarà persa per sempre. Ero una bambina quando è successo. Da quando ne ho memoria, il mondo è sempre stato morente. Forse c'era un po' più di verde quando ero più giovane. E alcuni fiori. Io amo i fiori. Mio nonno mi raccontava delle storie, hanno sempre le sembianze di un sogno. Vorrei poter vivere questo sogno, scusate. Ma loro sono arrivati e hanno preso tutto. Perché? Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Li chiamiamo Namoriani. Hanno portato caos e morte nel nostro mondo. Tutto muore lentamente adesso, senza speranza, senza futuro. Questa non può essere la fine. Non verrò inghiottita dall'oscurità e non aspetterò che tutto scompaia. Ci deve essere un modo, dobbiamo scappare, costi quel che costi. Viviamo in questa casetta, è l'unico posto che posso chiamare casa. Il nonno non mi racconta tutto, crede che io sia ancora troppo giovane, ma l'ho visto, il seme esiste. Soltanto lui può riportare la vita e permettere al mondo di andare avanti. Sto seduta qui ogni giorno, non riesco più a guardare queste candele consumarsi. Le loro fiamme si affievoliscono, così come la mia anima. Devo trovare il seme, devo andare. Mi sembra di averla già vista, una storia, diciamo, raccontata sotto altri aspetti, ma insomma, è un po' il mondo attuale, forse. Il gioco ha diverse influenze, che può essere... Il nonno mi ha portato a vederlo quando ero bambina. Adesso ve lo dico. Eravamo distanti, ricordo solo una sagoma informe circondata da tanta acqua. Un altro libro da leggere, infine. Qualcosa che potrebbe aiutarmi a ricordare. Questo libro narra di una razza molto antica che era solita raccogliere il Lumium, la fonte, la vita. Il nonno era ossessionato da questo genere di cose. Un attimo, che cos'è questa? Sembra una nota? Il seme è inattivo e ha bisogno di una grande quantità di energia. Devo raggiungerlo e accenderlo per far sopravvivere il Lumia. Non ho altra scelta, non abbiamo più tempo. E Cora, mia amata nipote, se non dovessi più rivederti. Sappi che lo sto facendo per te e per Lumia. Ti voglio bene con tutto il mio cuore. Il nonno vuole riaccendere il seme? No. Deve esserci un altro modo. Devo trovarlo.
Come dicevo, il gioco ha diverse influenze che vanno dai Tomb Raider agli Ori, la serie Ori, diciamo, del platform multicolor, a Journey. Vediamo un attimo, interagiamo con... Graficamente è carino, molto plastico, diciamo, molto fumettoso. Ci sono queste zone in cui si può interagire, This used to be my favorite spot when I was che younger. vanno a creare comunque più Grandpa told me immersività. so many stories and taught me so much over the years. I really miss those days. Ok. Va bene, allora, vediamo con cos'altro possiamo interagire. Grandpa Il must have nonno deve left avermi this lasciato questo book libro per down aiutarmi a here so capire I could meglio read it Lumia, non l'ho back. mai visto prima d'ora. I've never seen it before. Sono pronto per I'm uscire di ready to casa. leave the Ok, house adesso abbiamo now. tutto, possiamo andare. Spegniamo la lanterna, vediamo, abbiamo anche l'interazione con questa, quindi... Ma dai. Va bene, andiamo. Anche i suoni molto belli e soprattutto la musica di sottofondo. Abbiamo il checkpoint. The sun is Iniziamo. weakening. Il sole si sta Every day is indebolendo, le getting giornate si darker. fanno sempre più I buie. shouldn't waste Non too dovrei much time sprecare in the troppo tempo nei house. pressi di There casa. isn't much to see Non on c'è this side modo, of non the c'è molto da vedere su questo lato del Parking fiume, near my eccetto il house. piedistallo. If I want to Se voglio reach the raggiungere il sea, seme, I devo must attraversare il cross the fiume. river. Andiamo. The water is corrupted. If I try to go in, I'll be Ok, dead in quindi no abbiamo time. l'espediente per cui non possiamo I andare need to nell'acqua find perché è another way to corrotta cross da the river. un qualcosa, quindi dobbiamo trovare il modo di attraversare il fiume. Andiamo di qua. This pedestal is the Questo è il last beacon piedistallo, of è light in this l'ultimo faro area. in questa zona. Without it, Ok, come funziona questo? È un checkpoint in sintesi, andiamo avanti e vediamo questo. this object on the Questo wall seems dispositivo to sul muro emit a sembra pet. contenere un petalo. What if... Che accadrebbe se... The object is reacting. I can take Posso it. prenderlo? Ho I've provato così tried tante so many volte a times to farlo. do this. The shield has weakened. Lo scudo si è indebolito ma resiste ancora. Deve There esserci un must altro be a petalo nelle better way by. vicinanze. Ah, perché abbiamo uno scudo che non possiamo superare qua in zona. Diamo un'occhiata, vediamo cosa c'è. Infatti vedete che lì c'è lo scudo e non possiamo andare oltre. Va bene. Cerchiamo l'altro petalo allora. Allora, vediamo un po'. Questo. We used to gather water from this part of the Raccoglievamo l'acqua river. da questa parte del fiume. Well, Beh, at lo least facevamo prima before che the la corruzione eruption started iniziasse a to inquinare pollute tutto. everything. Now Ok. the water is Adesso l'acqua è poisonous. velenosa. Ma c'è anche piuttosto una cura, diciamo, nel raccontare la storia. Non si va dai tiri sparati. Cerchiamo allora questo petalo, questo secondo petalo. Che i riflessi non sono assolutamente male. C'è forse una mancanza un po' di, diciamo, interazione con l'ambiente. E qui cos'è? Una scala che va su. Qua, eccolo lì, il petalo, il secondo. Dobbiamo metterci esattamente qui e poi interagire. Ok, The shield is gone. Ok, vediamo se... Ok, abbiamo fatto dissolvere lo scudo. Quindi possiamo tornare dove eravamo prima e dove si vedeva lo scudo. Direttamente qua dietro.
Beh, qua è sempre il save, no? Ok. Vediamo perché era qua. Eccolo lì. Poi un'ambientazione non alla Myst, ma alla Outcast, forse. Però così a impatto, eh. Venivo qui spesso. Guardavo attraverso l'enorme canyon e fantasticavo su cosa ci fosse dall'altra parte. Queste strane piattaforme sembrano arrivare dall'altra parte, ma non so come utilizzarle. Vediamo. Forse c'è qualcosa che sto tralasciando? Perché... Eccolo lì. E qua. Facciamo la nostra prima esperienza con la morte che ci sorprende e ci costringerà a ripartire appunto dove eravamo arrivati prima a fare il save. Allora, cerchiamo di capire perché ci dice che abbiamo tralasciato qualcosa, quindi diamo un'occhiata magari quello che abbiamo capito che abbiamo citato e ho visto che l'ispirazione arriva anche da Tomb Raider, ma per alcuni tratti, ma non per... Ovviamente, vediamo se saltando nemmeno, quindi sono proprio inesistenti, però si può nuotare per un breve istante fino a morire. Ok, torniamo a dare un'occhiata in un'altra direzione. Qua proviamo a risalire nuovamente dove eravamo prima e dove abbiamo trovato... Allora, sul tetto no, stavo per cadere. Vediamo di qua se c'è qualcosa... Vediamo un po', c'è una zona. Nonostante tutta l'oscurità, questa vista non ha mai smesso di stupirmi. Come diceva sempre il nonno, la bellezza può essere nascosta, ma non può essere dimenticata. Va bene. Ora vediamo di qua. C'è forse possibilità di saltare di là? Forse. Vediamo se funziona. Sì. Di qua non si può salire, ma in realtà non è cambiato nulla perché siamo sempre qui, quindi non, no, direi che non abbiamo scoperto nulla di nuovo. Ah, qua dietro c'era un passaggio che non avevo visto, che dovrebbe comunicare con il ponte qua sopra. Vediamo un po' se è tutto secondo i... Sembra che la strada sia libera. Eh sì, c'è il ponte da prendere. E allora sì, non avevo guardato bene. Vediamo un attimo la cascata da vicino, giusto per goderci un pochino questo momento con la mega cascatona. Niente, andiamo avanti, continuiamo da questa parte e vediamo dove andiamo a finire. Abbiamo i nemici, le navi namuriane. Sembra che stiano andando via, non c'è ragione di farsi prendere dal panico. L'ultima nave è partita anni fa, deve essere successo qualcosa. Noi dovremmo essere gli ultimi sopravvissuti del pianeta. Quella sta passando davvero vicina. Un attimo, è successo qualcosa. Penso che abbia rilasciato un piccolo drone. Meglio che vada ad indagare. Spero non sia pericoloso. Ok, andiamo a vedere. E intanto continuiamo da questa, che siamo arrivati con non poca fatica fino da questa parte. E vediamo. Quello. Ah, ok. Praticamente lì è chiuso. Ma pensa, siamo... Possiamo scendere da qui e andare là a vedere. Si può, ok. E sotto c'è qualcosa. C'è un checkpoint. Salviamo anche in questo checkpoint. Sempre che sia un checkpoint, perché... Un altro piedistallo. Devo attivarlo, devo allineare i cerchi e inserire i petali mancanti. Ok. What was that?
Il piedistallo è... sta cercando di dirmi qualcosa. E qua c'è il minigioco. Però abbiamo un altro compito ora, che è quello di trovare il drone. Quindi direi che non è questo il momento di andare a sbloccare questo. Credo che la cosa bella di questo titolo sia anche risolvere questi enigmi, questi giochi, diciamo, questi puzzle. Ma qua abbiamo l'oscurità che ci prende a momenti. Devo uscire dall'oscurità in tempi brevi. No, sono morto. Diciamo che, dicevo, il bello è risolverlo un po' come fosse un mist, qui secondo me un pochino si ispira pure. E quindi non è solo una cosa cammina, vai avanti, salta, ma non gli dà quella cosa magari un po' noiosa che può dare un gioco come Myst, dove comunque c'è il movimento semplice, senza magari un minimo di interazione con il mondo e così. No. Voglio capire se il drone però lo hai lasciato da questa parte o dall'altra. Non riesco a capire questo. Perché non saprei. Di là non ci possiamo andare perché la zona sarebbe anche chiusa, quindi sarebbe al di là del nostro campo di forza. Quindi dobbiamo trovare il drone, che non sembra essere comunque di là, magari potrebbero averlo rilasciato nella parte dove eravamo prima. Quindi dobbiamo riprendere il ponte e tornare di là. Immagino, adesso esaminiamo e andiamo a vedere dove potrebbe essere finito. Vediamo se magari riusciamo a fare un explore di questo tipo. Ok, ce lo siamo evitato di fare tutta la strada, ma sarà una menata tornare di là dopo, nel caso in cui dovessimo morire di nuovo. Vediamo un attimo. Checkpoint raggiunto. Andiamo a vedere, magari il drone era di qua. Non di qua, ma dall'altra. Ok, intanto questo lo abbiamo risolto, quindi abbiamo attivato un qualcosa. Aver allineato i cerchi per fermare i simboli corretti sembra abbia attivato il piedistallo. Adesso è in grado di guarirmi. Ok, e quindi abbiamo dissipato l'oscurità qua intorno. Perfetto, quindi dovrebbe darci la possibilità di andare da quella parte o da questa. Vediamo un attimo, perché qua è una nuova zona da esplorare, ma qua abbiamo altri petali richiesti. No, ne abbiamo uno, due. Ne mancano alcuni. Lo so, ma io ne ho presi due. Vediamo. Ah, ok, mi ha tenuto validi anche quelli di paesi prima. È successo... sì, anche perché non ce n'erano in giro. È attraente, ma non posso prenderlo. Chissà cosa serve. Non posso. Mi serve qualche tipo di dispositivo per interagire, ok. Vediamo, intanto, a quanto ho visto, qua abbiamo attivato tutto e dovremmo poter andare di qua, se l'oscurità me l'ha fatta fuori, ma non credo, perché eccolo là, se là c'è qualcosa. Cos'è quello? Non è il drone quello, immagino e spero. No, è solo una chiusura. Vediamo se si può andare anche di qua. Eccole lì. Quelli sono
i Daoni, penso, da cui non dobbiamo farci trovare, e hanno un certo raggio di azione, quindi noi ci spostiamo qua sotto e vediamo. Non è il Daone che stiamo cercando, però dobbiamo fare attenzione perché ci sta cercando tutto il resto del mondo. Allora, di qua non possiamo andare, sì, ma lì c'è la lava. Ogni genere di avversità in questo, in questa partita. Allora, dobbiamo fare il giro di là. Il problema è che questi qui ci beccano subito, quindi dobbiamo aspettare che nessuno di loro ci veda e magari... no, ci hanno beccato i Numoriani e ci hanno fatto a fette. Vediamo un attimo se tornando là riusciamo, poi probabilmente quello lo sbloccheremo dopo, quel portale lì viola per andare in quella porta, quindi magari poi passeremo anche all'interno delle grotte, però intanto voglio andare a vedere che cosa si cela dall'altra parte. È intrigante assolutamente, perché dipende sì sempre da che missione, da che cosa si fa per coinvolgerci. Però non è male. Ok, la storia del seme della vita, e va bene, ci sta. Però anche il fatto comunque di vedere un luogo in lontananza e poterlo poi visitare mi dispiace. Ok, abbiamo seguito la strada al contrario stavolta. Vediamo se forse ce la facciamo. No, però dovrebbe esserci lo spazio sufficiente per passare di qua. E il drone è là. Vai, l'abbiamo trovato. Non ho mai visto niente di simile. Forse una trappola. Cosa dovrei fare? Mi dispiace, l'ha inviato a... Chi sei tu? Il mio nome è Nara e prima ho provato a parlarti a piedistallo. Il dispositivo dentro il drone è attratto dalla tua anima. Parli la mia lingua? La tua lingua è nota nel nostro sistema. Sei un Namoriano. Non avevamo intenzione di nuocere al tuo mondo, ma non abbiamo avuto scelta. C'è sempre una scelta. Sono molte le cose che non sai, ma adesso non è il momento giusto. C'è qualcosa in te che ha attivato il talismano. Cosa intendi? Il mio Lumium si sta esaurendo. Tocca il dispositivo al centro, ti ricontatterò presto. Quindi prendiamo anche il talismano, che potremmo usare dall'altra parte, immagino. Ho bisogno di sapere il tuo nome. E perché dovrei dare ascolto a un invasore alieno? Non ho abbastanza tempo per spiegare. Ok, dai, prendilo, vai, non farne tante. Sì, se no non andiamo avanti. Vai. Ok. Ce l'abbiamo adesso sulla schiena. Hai trovato il talismano, adesso hai la capacità di equipaggiare le capsule e di visionare statistiche e informazioni sugli obiettivi. Premi F, questo apre un nuovo gioco, infatti vedete un nuovo gioco, un nuovo, la HUD. Cioè praticamente prendendo F possiamo attivare questa cosa che ci mostra la vita. Può aiutarmi a raggiungere il seme, ma certo. Questo è un altro di quei piedistalli. Ma non mi fa andare perché sta parlando ancora. Tempo di andare avanti, ok. Vediamo cosa può fare questo talismano. Dai, fammi camminare. Ok, save. Ti è premuto G per visualizzare nel glossario. Quindi praticamente abbiamo gli obiettivi, che ci indica anche sulla mappa dove andare, la salute e il Lumium. Talismano consente a Quarry di equipaggiare capsule e abilità.
E fornisce informazioni sulle statistiche di salute Lumion. Ok, quindi praticamente noi avremo modo di gestire con il tasto, vediamo un attimo, con il tasto F dovrebbe essere statistiche, ok, capsula della visione, capsula della luce, capsula dello sprint, capsula del magnetismo, ci saranno un sacco di cose da prendere. In questo caso adesso vediamo l'attivo, mi dà un obiettivo dall'altra parte, quindi di là. Vediamo se riesco a saltare. Sì. Vediamo seguendo la freccia, che è una cosa molto comoda questa. Infatti ci dà il punto viola là. Tanto qui è cambiato tutto di colore. Ricordi quella luce attraente al piedistallo? La ricordo, sai cosa può servire? Solo interagirci il talismano fa... Ah, devi solo interagirci e il talismano farà il resto, ok. Una volta ottenuto, utilizzala in quest'area e ti aiuterà a raggiungere il portale nascosto dietro queste rocce, ok. Questo non è il gioco che si può comunque spiegare o mostrare in un video, solo, meno, però... Mannaggia, devo andare di là. Quindi stavo tornando indietro. Trova la capsula della visione. Ok, dai, stiamo andando giusto. Giusti. Ok, siamo arrivati. E vediamo questa capsula della visione. Grazie al nostro portale dovremmo riuscire a interagire. Hai ottenuto la capsula della visione, adesso hai la capacità di individuare i punti di interesse nel mondo di gioco. Questa abilità può essere utilizzata anche per rivelare la presenza di oggetti nascosti. Premi uno per equipaggiarla, quindi premiamo uno e ci attiva questa funzione. Vediamo un po'. Apre il portale nella foresta. Cioè... Vabbè, adesso dobbiamo andare di qua. Che abbiamo già visto dove dobbiamo andare. Ah, ma pensa a te. E così possiamo usare quei piedistalli che c'erano all'inizio. Vediamo un po' qua cosa c'è. Ha usato tutto il Lumium. Ah, mannaggia. E quindi? Vabbè, intanto siamo qua dentro. E abbiamo esplorato male perché avevamo questa cosa e non l'abbiamo vista. Ok, dai, apriamo. Vai, che ho fretta. Se l'acqua è abbastanza profonda, puoi tuffartici dentro da qualsiasi altezza. Ok, vediamo un attimo. Non c'è altro posto. Dove andare? Nano mi ha parlato di questo percorso. Deve portare al seme. Molto intrigante. Con un altro checkpoint. Gioco sicuramente. Allora, non per tutti, super, più che altro perché è il tipo di gioco all'avventura dove si scoprono varie cose, i puzzle, puzzle ambientale, anche i poteri, le capsule che possiamo equipaggiare, sono cose che secondo me piaceranno a tanti, ma a tanti anche no, perché comunque è un gioco molto particolare, molto colorato, molto italiano. Quindi io vi chiedo che cosa ne pensate di questo titolo, che senz'altro è un titolo, se vogliamo, anche da altri tempi, perché appunto si ispira a giochi del presente, del passato, soprattutto del passato. E non so ancora dirvi, però, come vi ho detto all'inizio video, il prezzo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!